Oltre i due di ieri, altre due persone questa mattina si sono autodenunciate perché clienti o comunque entrate a contatto con la prostituta peruviana scoperta positiva al coronavirus in Umbria dopo essere rimasta per 2 settimane a Modica. In totale quindi 4 le persone attualmente sotto controllo da parte dell'ASP di Ragusa, 2 ieri, uno già sottoposto a tampone che per fortuna ha dato risultato negativo, il secondo in quarantena nella sua abitazione di Modica e conseguentemente segnalato all'ASP di Ragusa che in mattinata l'ha sottoposto a tampone. In attesa del test invece i due nuovi potenziali clienti della meretrice che questa mattina, come detto, si sono autodenunciati. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, intervistato oggi da Rosario Rametta a Radio Dimensione Suono, ha così commentato la notizia. Questo credo che le indagini più difficili che abbiamo fatto anche con il comando della nostra polizia locale in questi mesi, perché obiettivamente sono tutto non riconducibile o non tracciabile, quindi difficilmente riusciremo, se non c'è una collaborazione diretta da parte degli interessati, a raggiungere tutti. In ogni caso, già dalle nostre indagini ci sono 2 persone messe in quarantena, per fortuna single, e quindi che nelle prossime ore avranno fatto il tampone. Poi ci sono anche, abbiamo saputo già questa mattina, che altre 2 persone si sono spontaneamente andati all'ASP di Ragusa per sottoporsi al tampone proprio per mettersi al sicuro, quindi più che noi in questo momento stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione, certo, anche di grande responsabilità nei confronti di chi potenzialmente ha potuto avere con queste signore, ha potuto avere dei rapporti, e quindi ma non solo a Modica, perché il problema è che da Modica, quando è andato verso Foligno, poi lì c'è stato un problema che ci sono state altre città interessate, certo, e quindi anche la polizia postale sta facendo un'indagine per poter vedere all'interno di questo percorso e dei tabulati quali altri contatti ha avuto o quasi altri territori dove lei è stata presente, quindi certo, è un'opera che stiamo portando avanti giorno dopo giorno di sensibilizzazione anche delle persone, dicendo andate anche in modo con molta discrezionalità anche in uno studio di analisi cliniche a fare anche solo il siero per non essere magari invasivo col tampone. E in ogni caso sapete che dico a tutti, perché obiettivamente non è che qualcosa che riguarda solo Modica, certo, qualcosa che riguarda ogni singola città, questo è stato un caso limite, ma che ti fa pensare a quanti casi simili ci sono in Italia, quello almeno di potersi mettere a sicuro con il destiero, con farsi le analisi per poter mettere a sicuro la propria famiglia o chi, anche un amico, chi gli sta accanto, anche un collaboratore o un collega di lavoro. L'invito è quindi quello di sottoporsi a tampone volontario sia i potenziali clienti delle escort, sia i familiari o comunque chi è già a conoscenza di aver avuto contatti con la donna o con un suo possibile cliente. Per tutti sarà garantito il massimo anonimato.